Amici di Fight for Viewers, benvenuti al terzo e ultimo episodio dei nostri pronostici in pillole per UFC 273. Un episodio in cui andiamo a parlare del main event, valevole per il titolo pesi piuma, tra Alexander Volkanovski e Korean Zombie. Un match che è arrivato in circostanze molto particolari. Per ricordare un po', Volkanovski doveva difendere il titolo a UFC 272 contro Max Holloway nella trilogia. Holloway infortunato, subentra Korean Zombie, ma il match viene poi spostato a UFC 273. Al che Holloway dice: in realtà io per quella data poi ci sarei stato, per il 9 aprile ce l'avrei fatta, tanto da offrirsi come possibile sostituto, come backup fighter. Ma il match titolato poi ovviamente non è cambiato. La sensazione è che questo match, questa difesa titolata, sia un po' solo una transizione in attesa poi dell'attesissima trilogia fra Volkanovski e Max Holloway. Quindi chiaramente c'è un po' questo sentore, c'è un po' questa percezione quasi che si vede molto online anche di un mismatch, di una title shot non meritata da Korean Zombie per hype, per ranking in generale, perché neanche la UFC aveva come primo piano, come prima idea quella di dargli la title shot, e sono sensazioni ovviamente comprensibili, ma non per questo Korean Zombie va sottovalutato, anche perché ha dimostrato nella sua carriera di essere molto pericoloso in qualsiasi fase del match. L'esempio più lampante del suo ground game, ovviamente, è la Twister, la prima Twister nella storia della UFC. Per quanto riguarda Volkanovski viene dalla sua performance più importante, probabilmente, nella sua carriera UFC, nella sua carriera in generale. Non tanto per l'avversario che ha affrontato, perché battere Holloway, in particolare due volte, ha più prestigio, ma per la performance che ha tirato fuori, per la performance che ha sfoderato, un dominio totale dall'inizio alla fine, tranne in quel terzo round in cui ha rischiato due volte di essere sottomesso ed è praticamente stato sottomesso da Brian Ortega, ma con il cuore del campione è riuscito comunque a resistere. Quella performance è stata sicuramente, ecco, se non la più importante, la più epica per Volkanovski e per la sua legacy. Da adesso, infatti, tanti fan, tanti appassionati di questo sport hanno cominciato a dargli il merito che prima per qualche strano motivo non gli veniva dato, e adesso appunto viene visto effettivamente come il campione dominante e amato che deve essere. Ovviamente non ha ancora il supporto dei fan, l'amore dei fan a livello di un Holloway, ma sicuramente quella performance ha alzato tantissimo la sua popolarità in generale nel mondo degli amanti della UFC. Volkanovski, tra l'altro, ha uno dei migliori striking e dei migliori fight IQ in questo sport, senza ombra di dubbio. Lo dimostra match dopo match, anche perché se così non fosse non avrebbe battuto due volte Holloway, e si può dire quello che si vuole su come è andato quel secondo match. Il primo è stato netto di Volkanovski, secondo match più equilibrato, a mio avviso aveva vinto Volkanovski, ma in generale comunque non porti due volte Max Holloway ai punti e una vincendo in maniera sicura, senza ombra di dubbio, se non hai uno striking e un fight IQ di altissimo livello. E poi un altro attributo importantissimo dimostrato da Volkanovski è di avere un cardio inesauribile, sensazionale, in particolare per i cambi di ritmo che a lui, per quanto è cerebrale come fighter, è clamoroso che abbia per di più quel tipo di cardio, e io sinceramente credo che tutto questo sarà troppo per Korean Zombie. Penso che Volkanovski riuscirà a portare a casa la vittoria per KO tecnico nei championship rounds, quindi tra quarto e quinto round, perché credo che veramente sarà troppo per Korean Zombie, che riuscirà a iniziare a imporsi fin da subito andando a segno con colpi sempre più pesanti, innanzitutto fiaccando il movimento e andando a disturbare il gameplay di Korean Zombie e appunto andando a segno sempre di più. E credo che ad un certo punto tutte le informazioni e tutti i colpi che Volkanovski rifilerà a Korean Zombie saranno troppi, e appunto riuscirà a trovare lo stop fra quarto e quinto round. È un match che, se devo essere sincero, non mi genera tantissimo hype, lo vedo anche piuttosto a senso unico. Questo però non vuol dire che Korean Zombie non possa trovare l'upset. L'abbiamo visto poco fa, Juliana Peña contro Amanda Nunes, chi l'avrebbe mai detto? Quindi può succedere di tutto. Personalmente però non credo che ci saranno sorprese, e credo e spero che poi vedremo finalmente la trilogia fra Alexander Volkanovski e Max Holloway. Iscrivetevi al canale, lasciate un like al video, diteci se anche voi la pensate così, se vi interessa particolarmente questo matchup, se credete che possa essere competitivo o se anche voi lo vedete un po' come un match di transizione per arrivare poi alla trilogia fra Holloway e Volkanovski. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!